Grazie Presidente, sto cercando di attivare anche la videocamera visto che è un po' difficile oggi con la connessione che va e viene. Ok, allora la proposta in esame, la numero 159, anch'essa interviene sul regolamento del 1994. Tuttavia, questa va a recepire due istituti. Il primo, un istituto molto importante, che tra l'altro è all'interno del decreto legislativo 82 del 2005, che è qualificato come il diritto alla partecipazione democratica elettronica, che ha ovviamente anche questo su questo tema. Non esclude ovviamente quella fisica, ma si affianca anche per non creare disagio o comunque disuguaglianze all'interno della comunità cittadina. E quindi Roma Capitale, nei modi e nelle forme, nei limiti stabiliti anche ovviamente dal presente regolamento, favorisce ogni forma d'uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione elettronica degli appartenenti alla comunità cittadina al processo democratico. Una norma che ricalca quindi la ratio appunto di questo articolo 9 del decreto legislativo 82 del 2005, che in un certo senso il fatto che lo Stato, la Repubblica, in questo caso la pubblica amministrazione, possa attuare tutti gli interventi necessari per rimuovere ogni ostacolo, quindi alla libera partecipazione della cittadinanza, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, principio questo che abbiamo della partecipazione democratica elettronica comunque già recepito all'interno dello Statuto di Roma Capitale, quindi anch'esso insomma diventato un po' un caposaldo che, come abbiamo detto, non esclude che la cittadinanza possa partecipare anche fisicamente. Si tratta ovviamente in parallelo e quindi due modi di esercitare appunto questi diritti che non potranno ovviamente come dire l'uno escludere l'altro. In questo senso abbiamo quindi presentato questa delibera che oltre a recepire questo istituto generale, questo principio generale, modifica l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4 del regolamento in relazione all'istituto delle proposte di delibera di iniziativa popolare. Le proposte di delibera di iniziativa popolare che abbiamo trattate qualche giorno fa in aula, ma in questo caso non parliamo del merito, diciamo, delle proposte, ma del processo con cui la cittadinanza potrà presentarle. E da questo punto di vista, a fianco alla tradizionale modalità cartacea, che resta e viene assolutamente confermata con le modalità che erano già previste, quindi nel regolamento del 1994, anche con alcune semplificazioni in realtà. Andiamo ad aggiungere la possibilità per la cittadinanza di raccogliere, quindi di presentare proposte di deliberazione di iniziativa popolare e invece di dover andare, diciamo, per strada, in questo senso, a raccogliere le firme, il comitato promotore avrà la facoltà di decidere, quindi potrà decidere di raccogliere le cartacee o in alternativa di raccogliere, diciamo, le sottoscrizioni con modalità digitali. Ovviamente questo dovrà avvenire sulla piattaforma di Roma Capitale, quindi sul portale istituzionale di Roma Capitale. Su questo già avevamo presentato un atto di indirizzo qualche tempo fa per chiedere il riuso di un applicativo già detenuto da Roma Capitale ed estenderlo per le petizioni, per le proposte di delibera di iniziativa popolare, e quindi ovviamente questo diritto di partecipazione digitale
potrà essere, come dire, esercitato non appena l'amministrazione quindi attiverà ovviamente questa piattaforma. E quindi su questo bisogna dire che già negli atti di programmazione dell'ente, nel corso di questi anni e già l'evoluzione degli adeguamenti effettuati, già oggi sicuramente ci pongono in una fase avanzata rispetto a questa opportunità. Quindi non escludo che, o almeno lo spero, che si possa, diciamo, come dire, vedere prima della fine della consiliatura anche questa piattaforma, come dire, sviluppata e in uso. Ad oggi abbiamo quella del bilancio partecipativo, c'è già l'applicativo online delle petizioni in via sperimentale già da tempo e proprio quello che è già detenuto da Roma Capitale. Quindi, insomma, non bisogna ricorrere ad altre, come dire, attività, può essere riutilizzato, riusato e riadeguato per l'utilizzo di questo istituto. Ovviamente l'esame delle proposte di iniziativa popolare non sono di competenza dal mio punto di vista di questo regolamento, ma bensì, essendo proprio delle proposte di delibera, sono poi di competenza, la loro, come dire, disciplina di dettaglio da parte dell'Assemblea Capitolina e della Giunta, quindi nei rispettivi regolamenti o comunque secondo le norme di funzionamento degli organi di governo. Certamente avere la possibilità per i cittadini di poter, anche in questa fase, mettiamola così, di difficile di distanziamento, anche comunque in tutta questa crisi che stiamo tutti vivendo, insomma, da molti mesi, come dire, avere anche opzionalmente e riuscire a mettere in campo la possibilità per i cittadini di firmare digitalmente le proposte di delibera di iniziativa popolare potrebbe essere comunque un sistema utile per comunque consentire e garantire l'esercizio di questi diritti di partecipazione. Ripeto, la delibera si concentra solo ed esclusivamente sugli aspetti legati alle modalità con cui queste proposte possono essere presentate e semplificarle, quindi e adeguarle ai tempi. Devo dire che proposte anche del genere sono già presenti sicuramente anche in altri enti, in altre regioni, ma dal punto di vista, insomma, dal mio punto di vista, con questa delibera certamente andiamo ad adeguare anche qui il regolamento del 94 alla riforma del 2018 dello statuto. E andiamo anche, come dire, a dargli un supporto tecnologico che è sicuramente quello dell'evoluzione degli interventi fatti in questi anni sul tema di Roma Semplice e anche dell'agenda digitale. Come dire, gli elementi in questi anni su cui si è lavorato un tassello alla volta trovano all'interno di questa delibera un po' un filo conduttore comune. Che potrà, come dire, garantire all'amministrazione e alla cittadinanza di poter continuare a esercitare questi diritti anche, ovviamente, con modalità, digitali. Grazie.